Allora, questa è una tier list. Molti di voi sanno già di cosa stiamo parlando, magari qualcuno l'ha pure già vista. È la tier list dei giocatori che andrei a rubare, siamo juventini, quindi questo è il termine più adatto, alle altre squadre di Serie A per portarle appunto alla Juve. Quindi, chi sono i giocatori che giocano in Serie A che vorrei alla Juve? Sono questi, bene o male. Avevo fatto su Twitch una diretta in cui andavo a analizzare tutte le squadre, evidenziavo il nome e poi li ho ficcati in una tier list. E li ho divisi per categorie, quindi giocatori che vorrei già adesso, giocatori che sì sono forti ma non ce ne faccia niente per la Juve dell'anno prossimo. Queste sono le mie teologie, saranno sicuramente differenti dalle vostre e quindi vi invito qui sotto nei commenti a farmi sapere che cosa ne pensate e vi invito a lasciare un mi piace a questo video e a scaricare OneFootball, il cui link potete trovarlo qui sotto in descrizione. Ragazzi, mettetevi comodi, questa è una tier list. Se arriviamo almeno a 2000 like a questo video, vi porto un'altra tier list qui sul canale YouTube, quindi dipende tutto da voi. Ciao ciao, buona visione. E direi di iniziare, sono in ordine alfabetico per farvi capire. Luis Alberto della Lazio. Beh, Luis Alberto della Lazio credo che sia un giocatore veramente forte e nel caso di 4-3-1-2 Luis Alberto sarebbe assolutamente titolare e potrebbe permetterci di giocare con Dybala e Cristiano Ronaldo davanti. Non sono convinto che sia assolutamente uno degli acquisti da prendere assolutamente, ma direi che sarebbe comunque un ottimo acquisto e merita questa posizione. Allan, per lo stesso ragionamento, quindi per una zona di campo nella quale siamo scoperti, per il tipo di giocatore che è, per anche il livello del giocatore e anche perché comunque è già stato allenato da Sarri e Sarri l'ha sempre sfruttato molto molto bene, direi che potrebbe essere assolutamente un ottimo acquisto, mi piacerebbe molto. Barella è un giocatore che l'Inter ha pagato veramente tantissimi soldi durante l'ultima campagna acquisti. Io pensavo potesse essere il grande colpo di mercato a centrocampo dell'Inter, e invece in realtà quello è stato Sensi. Comunque Barella è un ottimo giocatore, quindi l'aggettivo ottimo rientra in ottimi acquisti, lo metto lì. Sono sicuro che la Juventus potrebbe tornare utile un giocatore come Barella, e semplicemente perché noi a centrocampo facciamo sempre un po' fatica, no? E quindi tutti quei giocatori che potrebbero darci una mano ad aumentare il livello del centrocampo potrebbero assolutamente aiutarci. Poi c'è il Gallo Belotti. Il Gallo Belotti io l'ho inserito in extremis perché, come ricorderete, del Torino in realtà non avevo messo nessuno. E sapete perché? Perché sono dell'idea che non avrebbe senso comprare un giocatore del genere da parte della Juve, non tanto per il livello, sono convinto che Belotti abbia un ottimo livello, un discreto livello, però non da fare il titolare nella Juventus. Potrebbe essere quello che è stato Zaza per noi, però un conto è stato pagare Zaza quei 15-18 milioni di euro. Quando l'abbiamo acquistato Belotti, ovviamente il Torino ce lo farebbe pagare tantissimo. Non sarebbe titolare, sarebbe una riserva, quindi io direi di inserirlo in buone riserve, anche se è lì perché è forte, credo che sia un attaccante forte, ma per il prezzo è assolutamente utopico, togliendo poi il fatto che è un'icona del Torino, una bandiera del Torino, in questo momento è capitano del Torino, e quindi sostanzialmente non verrebbe alla Juventus. Poi in realtà c'è Boga del Sassuolo. Allora, Boga del Sassuolo c'è da fare un discorso. Mi ricorda terribilmente Douglas Costa per una miriade di motivi. Io direi di collocarlo assolutamente in quelli da prendere. Sapete bene che io sono dell'idea che la Juventus giocherà con il 4-3-1-2, però dovessimo essere convinti di voler giocare con il 4-3-3, Boga potrebbe diventare un giocatore in grado di stupirci, potrebbe essere un giocatore in grado di giocare titolare nella Juve per permettere addirittura a Dybala di fare quel famoso falso 9 che, ripeto, secondo me non può fare, ma sapete bene che tutte le volte che apro bocca rischio di sbagliare, quindi io Boga lo voglio inserire in quelli da prendere. Mi piacerebbe tantissimo l'acquisto di Boga, anche perché non dovresti pagarlo un'esagerazione, un giocatore giovane che ha fatto vedere molte buone cose al Sassuolo. Noi ce lo ricordiamo perché ci ha fatto dannare nell'ultima partita contro la Juventus e quindi lo metto in da prendere. Qui c'è Brozovic. Allora, io ricordo qualche anno fa, quando la Juventus era vicina all'acquisto di Brozovic, in tanti dicevano che la Juventus avrebbe praticamente buttato via i soldi, in sostanza. Io sono dell'idea che Brozovic sia un giocatore molto molto forte e che nelle ultime stagioni è migliorato tanto, questa stagione addirittura è migliorato tanto grazie a Conte, che gioca in un ruolo molto delicato, quindi al centrocampo, davanti alla difesa, il metronomo dell'Inter, un ruolo nel quale noi ci stiamo interrogando Jorginho, Tonali, chi ci mettiamo? Lo fa Bentancur? Probabilmente Brozovic, ragazzi, sarebbe titolare nella Juventus con questo Pjanic, ovviamente, con Pjanic che non vuole più giocare nella Juve, non può più giocare in quella posizione. Non lo metterei nella categoria da prendere, ma sicuramente anche lui può rientrare negli ottimi acquisti. Qualcuno di voi probabilmente non sarà d'accordo con me, però
ma io la vedo in questo modo. Poi questo dovrebbe essere Castrovilli, se non erro, esattamente, questo è Castrovilli. Allora, Castrovilli. Castrovilli è un giocatore che è sulla bocca di mercato di tanti, sulle prime pagine di mercato di tanti, e io sono dell'idea che sia un buon giocatore. Non sono ancora convinto che sia a livello da Juventus, credo che abbia necessità in questo momento di crescere ancora un po', nonostante sia un centrocampista. Io lo inserirei quasi quasi nella categoria non mi convincono, ma mi sembra eccessivo, quindi direi che si può inserire nelle buone riserve, perché un giocatore del genere potrebbe venire a sostituire, che ne so, Khedira come sesto centrocampista, Rabiot come sesto centrocampista, un Castrovilli come sesto mi andrebbe assolutamente bene. Ovviamente la Fiorentina se lo vuole far pagare, stesso discorso per Belotti, ha senso andare a pagare così tanto un giocatore che poi nella Juventus non sarebbe nient'altro che una riserva? Poi magari sia Belotti che Castrovilli potrebbero essere titolari, e giustamente, ma io non me la sento ancora Castrovilli come assoluto titolare, quindi io ragazzi lo piazzo lì. E poi c'è Chiesa, penso di poter fare un copia e incolla di Belotti e di Castrovilli, raga, cioè potrei veramente dire la stessa identica cosa. Chiesa è un giocatore che la Juve, dicono che la Juve sia interessata a Chiesa, vogliono una marea di soldi per Chiesa, non sono convintissimo che sia già pronto per quei palcoscenici, non penso che sia pronto a diventare un titolare in questa Juve. Come riserva sarebbe ottimo, ma sono anche dell'idea che andare a spendere ancora di più, perché Chiesa probabilmente vogliono 60-70 milioni di euro, che è una cifra che mi viene male soltanto a pensarci. Io Chiesa lo inserirei nelle buone riserve, perché ovviamente un giocatore del genere potrebbe essere interessante in chiave Juve, però direi che non più di una buona riserva. Poi c'è Correa. Correa è un giocatore molto forte, secondo me, che abbiamo inserito nonostante la presenza di Dybala all'interno della rosa, e io sono convinto che Correa potrebbe giocare molto nella Juve. Poi bisognerebbe anche vedere il modulo, perché con il 4-3-3 Correa potrebbe far fatica uguale a Dybala, perché comunque sono giocatori in appoggio di un altro attaccante. Quindi io Correa lo metterei anche lui tra le buone riserve, però in realtà il mio cuore mi dice ottimi acquisti. Correa potrebbe essere un giocatore veramente importante nella Juve, potrebbe fare molte 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 partite, e quindi lo metterei nelle riserve. Però mi piange un po' il cuore, perché credo che sia veramente un ottimo giocatore e andrebbe probabilmente negli ottimi acquisti. Qualcuno mi dice, guarda caso tutti gli ottimi giocatori sono centrocampisti. È un tasto dolente quello che stiamo toccando, ma ne siamo tutti assolutamente consapevoli, e quindi credo che sia giusto sottolineare questa cosa. Purtroppo noi lì siamo scarsi, e quindi lì bisogna andare a investire per migliorare il reparto con i giocatori che ci può offrire anche la Serie A e le altre squadre di Serie A. Poi c'è De Paul, Rodrigo De Paul. Ecco, penso che non sarebbe titolare nella Juventus, ma potrebbe essere comunque una buona riserva, potrebbe fare più ruoli, addirittura potrebbe essere schierato addirittura come mezzala. Io direi di inserirlo lì, perché credo che comunque Dybala regnerebbe sovrano nonostante la presenza di De Paul all'interno della rosa, ma sarebbe assolutamente una riserva di livello. E poi questo dovrebbe essere De Vrij, se non erro, esattamente. Ecco, qua si apre veramente una discussione che può essere pressappoco infinita. Aspettate che faccio così, che magari si vede meglio la tier list. Una discussione infinita, perché io credo che De Vrij, e ci saranno anche tanti altri giocatori che su cui dovremmo fare lo stesso discorso, è un giocatore fortissimo, assolutamente migliorerebbe la difesa della Juventus, perché inserire un giocatore così in rosa migliora qualsiasi formazione, nonostante la difesa della Juventus sia molto forte. Ma è proprio qua il problema, è proprio qua il discorso. Non vedo De Vrij in questo momento un giocatore utile per la Juventus 2021, perché noi stiamo facendo la campagna acquisti dalle altre squadre di Serie A, stiamo classificando i giocatori a seconda delle loro caratteristiche, a seconda delle loro posizioni. Io credo che De Vrij sia molto molto forte, ma che vada collocato in buoni ma non utili per la Juventus 2021. Poi c'è Diawara. Allora, l'ho inserito perché comunque questa stagione sta facendo molto bene. A Napoli mi era sembrato un po' anonimo, a Roma invece è tutto un altro giocatore. Io credo che potrebbe essere inserito comunque nelle buone riserve, assolutamente. Però il fatto che anche con Sarri abbia veramente giocato poco, e noi stiamo facendo un mercato pensando che Sarri il prossimo anno sarà ancora allenatore della Juventus, credo che questo possa essere il primo giocatore ad essere inserito nei non mi convincono. E non sono nemmeno sicuro che Diawara in una squadra grande come la Juventus
potrebbe poi davvero dire la sua, quindi credo che sia un giocatore da inserire in quella categoria. Donnarumma, stesso discorso di De Vrij, abbiamo Buffon, abbiamo Szczęsny, abbiamo Pinsoglio, certo non sono giovani i nostri portieri, ma certo sono di livello, perché avere Buffon come secondo e questo Buffon come secondo tanta tanta roba. Szczęsny credo che sia veramente un portiere di fama internazionale, Donnarumma costa tantissimo, non andrei proprio assolutamente a comprare, a spendere soldi tra la difesa e la porta. Come vediamo e come abbiamo detto, i problemi sono a centrocampo e infatti vediamo che gli ottimi acquisti pressappoco giocano tutti in quelle posizioni lì. Quindi io davvero non inserirei Donnarumma negli obiettivi di mercato. Poi c'è Duvan Zapata. Allora, Duvan Zapata io lo inserirei negli ottimi acquisti. D'altra parte, penso che un giocatore del genere, con tanta energia, tanto fisico, tanto agonismo, tanta voglia di vincere le partite di prepotenza e di potenza, possa addirittura paradossalmente essere messo nei giocatori da prendere. Duvan Zapata gioca in una big come l'Atalanta, quest'anno anche in Champions, quest'anno ha avuto qualche problemina fisico, sì, assolutamente, però io sono davvero convinto che Duvan Zapata nella Juventus potrebbe strappare un posto da titolare o potrebbe giocare veramente tante volte. L'unico neo, se proprio proprio, è l'età. Ok, perché non è più giovanissimo, dovrebbe essere un classe 1991. È anche vero che credo che costi meno di Belotti, credo che costi meno di Immobile e lo vedo anche più adatto per giocare in coppia con Cristiano Ronaldo rispetto agli altri due, che sono un po' più contropiedisti. Invece Zapata è quel giocatore lì che potrebbe veramente aiutare Ronaldo a fare reparto là davanti, perché Duvan con il fisico che ha bisognerebbe veramente marcarlo in due. E gli ultimi anni con Gasperini in Atalanta secondo me l'hanno reso un giocatore assolutamente di livello. Quindi io, magari qualcuno non sarà d'accordo con me, probabilmente non è neanche l'attaccante sul quale vorrei investire tanti soldi, ma a me Duvan Zapata piace tantissimo e lo sogno con Ronaldo Dybala sarebbe veramente molto molto forte e mi sento di metterlo lì. Poi c'è Dzeko. Dzeko è un giocatore che nella Juventus probabilmente potrebbe anche giocare qualche partita, ma credo che lo stesso discorso che ho fatto per Belotti sia applicabile anche a Dzeko, che tra l'altro è capitano della Roma, e ve lo dico subito, lo facciamo immediatamente così ci siamo tolti un peso. Dov'è? Dov'è Ciruzzo? Eccolo qua. Ci metto anche Immobile, perché credo che siano giocatori, vabbè, Dzeko potrebbe paradossalmente arrivare alla Juve in uno scambio con Higuain, se ne è parlato, e credo che possa avere anche senso perché riusciresti a gonfiare le valutazioni dei due cartellini e spostare due giocatori. La Juventus avrebbe necessità di spostare Higuain, probabilmente meno la Roma di spostare Dzeko, però non mi dispiacerebbe, sono sincero, uno scambio del genere, a patto che poi possa arrivare un altro attaccante a sostituire Higuain di primo livello. E non sono nemmeno convinto che Dzeko possa accettare la proposta di fare la riserva a tutti gli effetti. Come caratteristiche di gioco potrebbe assomigliare a quello che abbiamo detto per Duvan Zapata. Ovviamente la carta d'identità dice che Dzeko è più vecchio e quindi anche pensarlo come vero e proprio primo attaccante da titolare nella Juve mi sembra eccessivo, quindi penso che sia da collocare lì. Immobile invece non credo che sia quel tipo di giocatore che serve in questo momento la Juventus per fare la Champions, e credo che sia ottimo comunque in Serie A, l'ha dimostrato con la Lazio in competizione per la scarpa d'oro, ma credo che nella Juventus potrebbe essere soltanto una riserva e nulla più. Invece nella Lazio risplende, perché comunque il gioco della Lazio è finalizzato a far segnare Ciro Immobile. Poi ragazzi, Eriksen, anche qua tanti non saranno d'accordo, ma io credo che potrebbe essere un ottimo acquisto, stesso discorso che abbiamo fatto per Luis Alberto, un trequartista che potrebbe consentire a Dybala e Ronaldo di giocare là davanti, loro due, con magari dei centrocampisti che vanno a inserirsi, con lo stesso Eriksen che va a inserirsi. Secondo me un trequartista di ruolo all'interno della rosa non ce l'abbiamo, Bernardeschi non lo è, Ramsey non lo è, Dybala potrebbe esserlo, ma poi serve anche un altro attaccante, e dopo le uniche tre punte di ruolo praticamente che hai in rosa le schieri tutte insieme e non hai altri giocatori da inserire in caso di necessità. Quindi Eriksen assolutamente lo metto lì. Nell'Inter in questo momento non sta giocando perché l'Inter non prevede il trequartista, ma secondo me Eriksen dall'inizio di una stagione con una preparazione adatta e magari un modulo che mette in risalto le sue potenzialità è ancora un ottimo giocatore. Andiamo a vedere chi è questo. Ah, questo qua è Fabian. Allora, Fabian, anche lui in ottimi acquisti, potrebbe essere addirittura uno dei giocatori da prendere, sono sincero. Mi limito a metterlo lì in questo momento perché mi piacerebbe poi vederlo in un centrocampo di una squadra di livello superiore al Napoli, dove comunque sta facendo assolutamente bene. Assolutamente bene.
Ma questo potrebbe veramente aiutarci a centrocampo. Ovviamente il Napoli chiede tanti tanti soldini per il suo cartellino e penso che faccia anche bene. Poi c'è Seko Fofana. Allora, io Fofana l'ho inserito perché comunque è un giocatore che ha fatto bene a Udine, sta facendo molto bene in questi anni a Udine, è ancora relativamente giovane, dovrebbe essere un classe 95, però non penso che possa essere un giocatore da Juve. Oddio, come riserva potrebbe anche starci, però io lo vorrei inserire in questa categoria dei non mi convincono perché qua vorrei inserire giocatori che secondo me sono forti, ma non sono forti a livello da Juve, quindi secondo me è un gradino in meno delle buone riserve, lo inserirei lì. Ok? Vediamo. Ah, questo è Gosens. Ok. Gosens. Gosens. Allora, sicuramente non siamo messi benissimo a terzini. Però Gosens, io lo inserirei tra le riserve e gli ottimi acquisti. Tra le buone riserve e gli ottimi acquisti. Bisognerebbe creare una categoria intermedia tra queste due cose qua, no? Probabilmente Atebur si merita molto di più, gli ottimi acquisti, Gosens potrebbe essere una buona riserva. Secondo me questa è un po' la lettura giusta da fare in questo momento, quindi Atebur lo inserisco negli ottimi acquisti e Gosens lo lascio nelle riserve. Poi c'è Kluivert. Kluivert, sì, non è proprio un terzino Gosens, lo so, l'Atalanta gioca con gli esterni alti, però secondo me dei giocatori di livello che fanno gli esterni alti potrebbero benissimo adattarsi e fare gli esterni bassi. Proprio per questo motivo ho messo anche Lazzari, che secondo me sarebbe un ottimo acquisto, mi piacerebbe Lazzari alla Juventus e quindi lo metto lì. Perché comunque dei giocatori che giocano un po' più avanti potrebbero benissimo giocare un po' più indietro e un po' di spirito di adattamento, ovviamente per giocare in squadre come la Juventus ci vuole. Se sei più bravo a giocare avanti ma non riesci a giocare indietro, secondo me c'è qualcosa che non va. Poi c'è Kluivert, che secondo me potrebbe essere una buona riserva da spaccare la partita. Anche qua potrebbe essere inserito in realtà nel non mi convincono, ma lui è giovanissimo. Si sta parlando anche del fatto che possa essere inserito in qualche scambio tra Juve e Roma. Non mi dispiacerebbe come riserva, e quindi penso che sia assolutamente giusto inserirlo lì. Poi c'è Kalidou Koulibaly, che è lo stesso discorso di De Vrij, di Donnarumma. Vorrei concluderlo, no, questo discorso, e quindi li inserisco tutti. C'è Koulibaly, c'è Manolas. Chi c'è? C'è Romagnoli da qualche parte, eccolo qua. Poi c'è Skriniar, eccolo qua. Ecco, questi sono tutti i giocatori. Poi magari qualcuno l'ho saltato e ci torneremo sopra successivamente. Però sono giocatori che sono molto molto forti. Molto molto forti. Sono assolutamente tra i migliori della Serie A, ma che la Juventus in questo momento non ha necessità di andare ad acquistare. Perché comunque non è che siamo proprio bisognosi di andare a sistemare porta e difesa. Quindi, come vedete, qua ci sono i portieri e i difensori centrali, praticamente. Ah, ho messo Zielinski che Skriniar. Sì, scusate. Eccolo qua, Skriniar. Scusate. Ho sbagliato, sì, me ne sono accorto. Grazie mille per avermelo fatto notare. Ok, poi c'è Kulusevski. Vabbè, Kulusevski è già nostro. E quindi io lo inserisco da prendere per un motivo. È nostro e non voglio che venga ceduto, lo vorrei all'interno della rosa della Juve la prossima stagione. E poi ovviamente Kumbulla che va nello stesso discorso, buoni ma non utili per la Juve 2021, perché la Juventus ok, sta parlando della possibilità di acquistare Kumbulla, ma sarebbe comunque per la stagione successiva. Vabbè, questo signore qua, ragazzi, penso che vada di diritto in quelli da prendere, perché se ci sono dei giocatori forti, secondo me come Lautaro Martinez, che hanno dimostrato di essere forti, di avere davanti a sé tanti anni di carriera veramente, veramente di livello, anche se esattamente non ci servono, va collocato là. Ovviamente è follia, l'Inter non ce lo venderà mai, per lo stesso motivo metterei anche Lukaku, perché come Duvan Zapata potrebbe essere quell'attaccante in grado di aiutare Cristiano. È anche vero che con Lukaku e Duvan Zapata poi bisognerebbe capire il ruolo di Dybala, perché poi bisognerà vedere se Dybala si accontenterà di fare l'esterno di destra, se dovrà fare il trequartista, con che modulo si giocherà. Però credo che Lukaku e Lautaro siano assolutamente giocatori da prendere. Ovviamente il prezzo è troppo elevato, ma questi sono giocatori di livello, lo stanno facendo vedere all'interno dell'Inter di quest'anno. E secondo me sarebbero anche integrabili per la Juventus. Poi che abbiamo? Abbiamo Malinowski, non mi convince. Potrebbe essere una buona riserva in caso di 4-3-1-2. Forse un giocatore non ancora prontissimo per calcare
i campi della Serie A con la maglia della Juve, o i campi della Champions con la maglia della Juve. È un giocatore molto interessante che un domani chissà potrebbe tornare utile. Vabbè, Mancini stesso motivo, stesso discorso. Poi c'è questo che dovrebbe essere Mandragora, se vi ricordo esattamente. Questo è Mandragora, vabbè, lo classifico subito come non mi convince. Sono dubbioso sul fatto che la Juventus stia cercando di riscattarlo. Potrebbe essere un discorso legato alle plusvalenze per inserirlo in qualche altro scambio, non lo so. Non credo che possa rimanere la Juve. Potrebbe essere una buona riserva soltanto in caso in cui dovessimo trovare poi un regista che ha bisogno tanto di rifiatare, perché sennò ci puoi benissimo adattare Bentancur quando serve. Non lo so, sono un po' dubbioso su Mandragora, non mi fa impazzire, devo essere sincero, di dirvi la verità. Poi c'è Milik. Io, ragazzi, Milik, lo sapete, io lo piazzo qua nelle buone riserve. Secondo me sarebbe veramente un giocatore fantastico da inserire nella rosa della Juve, a patto che poi si giochi con Dybala e Ronaldo titolari e che Milik faccia soltanto la riserva. Una riserva come Milik sarebbe follia, bellissimo. Stesso discorso che abbiamo fatto per Immobile, per Dzeko, per Belotti. Sono giocatori che probabilmente non verrebbero a fare la riserva nella Juventus, ma se dovessimo acquistarlo, spero a meno di 50 milioni, quei famosi 50 milioni, perché secondo me è un prezzo molto alto, soprattutto post-Covid, ma come riserva mi piacerebbe tanto, tanto, tanto. Poi vabbè, c'è questo giocatore qua, signori. Questo credo che vada collocato qui, di diritto. Dobbiamo parlarne di Sergej Milinkovic-Savic. Dobbiamo spendere parole e spiegare il perché alla Juventus serve Milinkovic-Savic come il pane, perché potrebbe essere assolutamente un acquisto di livello? Penso proprio di no. Va collocato lì. Se ci fosse una categoria superiore lo inserirei lì, addirittura. Però non si può, c'è questa. E quindi noi ci accontentiamo. Poi c'è Nandez, che è un giocatore intrigante. Però io in realtà, ragazzi, lo voglio inserire nei giocatori che non mi convincono. Sempre lo stesso discorso. Ok, nelle squadre di un certo tipo, ma poi nella Juventus, questo arriva alla Juventus, è in grado poi successivamente di reggere il passo e reggere il confronto? Non lo so, anche perché a centrocampo ci servono giocatori di un certo tipo, dato che comunque sono quelli che fanno girare la squadra. Invece Orsolini lo vedo un po' come Kluivert e mi piacerebbe vederlo come riserva alla Juve l'anno prossimo. Tra l'altro anche qua si narra, si vocifera di questa possibile recompra da parte della Juve per Orsolini. Mi piacerebbe come riserva, così come mi piacerebbe addirittura Pasalic. In realtà Pasalic forse addirittura lo metterei una categoria più sopra. Ma è questo? L'altri mi sto un po' ricredendo, eh. Da ottimi acquisti mi sa che lo metto nelle buone riserve. Sì, mi sa di sì. Mi sa di sì. E forse anche Atebor. Mi sono ricreduto. Scusate, mentre parlavo di Pasalic mi è venuto in mente che anche quei due possono essere benissimo utilizzati come buone riserve. E Pasalic è un giocatore che però mi piace, è un centrocampista che secondo me aiuterebbe la Juve a fare un piccolo salto di qualità verso l'alto. Poi c'è Lorenzo Pellegrini, anche lui inserito all'interno degli ottimi acquisti. È un giocatore che mi piace tanto e che credo che nel centrocampo della Juventus potrebbe davvero dire la sua. Non ha una clausola altissima per quanto riguarda il ragazzo, si parla di 30 milioni di euro, pagabile addirittura in due rate, e finché siamo in ambito Roma mettiamo tra le buone riserve Gigi Zunder e Nicolò Zaniolo, ovviamente, nei giocatori da prendere. Penso che questo sia il meglio che possiamo fare con tutti i romani presenti nelle scelte. Poi c'è Luca Pellegrini, l'altro Pellegrini, che non sono parenti ma è già nostro. Io credo che come riserva di Alessandro possa essere buono e vorrei vederlo almeno un anno nella Juventus, quindi lo piazzo lì. Secondo me Pellegrini almeno un anno nella Juve come riserva la può fare. E poi c'è Romero. Io Romero lo inserirei nei buoni ma non utili per il 2021, ma sono anche dell'idea che potrebbe uscire Rugani e quindi lo metto di diritto nelle riserve, nelle buone riserve, perché Romero come quinto sarebbe tanta tanta roba. E con Chiellini che torna da un infortunio per tutta un'annata, con l'età abbastanza in là, insomma, è difficile. E quindi, dato che è già nostro, l'abbiamo pagato, se non lo dobbiamo inserire in qualche altra trattativa che ci porterà un giocatore di livello più elevato, come riserva secondo me Romero, e ripeto, come quinto centrale difensivo, è tanta tanta roba. Poi c'è Sensi, lo metto qui. Se questa conversazione fosse avvenuta l'anno scorso, Sensi l'avrei inserito nei non mi convincono probabilmente. E invece ho visto un ottimo giocatore con la maglia dell'Inter, un giocatore che mi ha fatto veramente ricredere sul suo conto, e lo metto lì.
è un po' piccolino, è un po' bassettino, quindi non lo so, in Europa con la nostra Juve, così con il nostro modo di giocare, come potrebbe andare, ma penso che sia giusto rendere grazie a Sensi, dare a Sensi ciò che è di Sensi e metterlo in quella posizione lì. Ultimi tre giocatori, signori, vabbè, lo metto qua, da prendere, perché Alessandro, ok, mi va bene trattenere Alessandro in rosa un altro anno, ma se dovessimo scegliere di cambiare sulla sinistra, in basso a sinistra, ecco qua che Theo Hernandez assolutamente diventa un nome imprescindibile, secondo me, un giocatore molto molto forte, che il Milan ha fiutato come affare, quindi lo metto lì, e allo stesso modo ci metto Tonali. Di Tonali ho già parlato tantissime volte, ormai sappiamo che in realtà Tonali potrebbe andare all'Inter, le voci sono che la preferenza del giocatore sia per la squadra nerazzurra piuttosto che la squadra bianconera. Certo, mi dispiace, ma Tonali mi piace un sacco, io lo prenderei tutta la vita. E invece Piotr Zielinski lo inserisco negli ottimi acquisti, per lo stesso discorso che abbiamo fatto con Allan, lo stesso discorso che abbiamo fatto con Fabian. Sono giocatori che mi piacciono tanto, il centrocampo del Napoli secondo me è costruito molto molto bene. La domanda è sempre quella: ok nel Napoli, ma in una squadra come la Juventus, che ha bisogno di tenere là in alto Dybala, Ronaldo ed eventualmente anche un terzo attaccante, potrebbe essere Douglas Costa, potrebbe essere una punta da andare a acquistare su questo mercato, poi sarebbero in grado di farlo, sì o no? Lo stesso Sensi magari è in grado di giocare a questi livelli anche senza Conte, ma con Maurizio Sarri? Ecco, io questo non lo so, e quindi li inserisco lì per dovere di cronaca, per diritto. Però presso a poco questa è la tier list definitiva.